Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, prima di tutto perdonate la voce, non ce l'ho persa qualche giorno fa perché ho avuto un forte mal di gola, però sapete quelle settimane in cui praticamente lavorate 23 ore su 24, quindi non avete il tempo di fare niente? Ecco, questa è una di quelle settimane, quindi avevo questo spazio di tempo per poter registrare questo video, ci tenevo a farlo e quindi ne ho approfittato. Allora, come avrete letto dal titolo, questo è il mio primo giveaway Instagram. Praticamente ho scelto 10 libri da regalarvi. Innanzitutto c'è da dire che sono nuovi, quindi sono libri che ho portato a casa quando ho chiuso il negozio, quindi comunque sono libri intonsi, come si dice, insomma, sono perfetti perché ovviamente non sono stati letti e io li regalo. Voglio chiaramente anche darvi le regole per partecipare a questo giveaway. Prima di tutto però vorrei rimarcare il fatto che in realtà questo giveaway non è legato ad una particolare ricorrenza, nel senso siamo vicini ai 3000 iscritti, però non è questo in realtà. Più che altro era un'idea che avevo da un po' di tempo, ma soprattutto date le ultime novità per quanto riguarda l'adozione, ovvero il fatto che io e il maritino abbiamo avuto l'idoneità dal tribunale per i minorenni, insomma questa notizia così bella è stata accolta da voi in una maniera meravigliosa. Diciamo che ho pubblicato una foto su Instagram in cui facevo vedere come l'ho detto al maritino, in una maniera molto particolare, insomma, andate a vedere se volete e niente, per l'appunto moltissimi di voi mi hanno scritto. Mi sono resa conto di avere degli iscritti speciali che appunto hanno usato delle parole bellissime ma soprattutto molto sentite, nonostante appunto noi non ci conosciamo di persona e quindi nessuno vi obbligava a dire queste cose così belle. Quindi questo mi ha spinta veramente a dire devo fare qualcosa in cambio per loro, perché loro in questa giornata mi hanno dato tanto, ecco, e quindi ho deciso di farvi questo piccolo regalo. Bene, io direi di andare avanti e dirvi le regole per partecipare a questo giveaway. Prima di tutto dovrete essere iscritti al mio canale e iscritti, scusatevi, di mettere, insomma, mi piace, seguirmi su Instagram. Chiaramente il vostro profilo deve essere pubblico, in questo modo io posso effettivamente controllare che voi mi state seguendo. Io su Instagram sono Martina Tazza, scritto tutto attaccato, perché Tazza è il soprannome con cui mi chiama mio marito, ma mi trovate anche come Martina Belli, quindi Martina Tazza o Martina Belli, insomma, sono io. Poi dovrete commentare questa foto qui, che vi lascio qui, che sarà pubblicata esattamente in contemporanea con questo video, quindi dovrete scrivere sotto questa foto il titolo o i titoli che vi interesserebbe ricevere, perché io ne terrò conto nel momento in cui dirò chi sono i vincitori, e taggare un vostro amico. Quindi mi raccomando, un tag per ogni vostra risposta e soprattutto scrivetemi il libro o i libri che vorreste ricevere. Basta, queste sono le regole, alla fine del video poi vi dirò i tempi per partecipare. Nel frattempo comunque vi faccio vedere quali sono i 10 libri che voglio regalarvi oggi. I generi variano tantissimo perché cerco di accontentare tutti, quindi spero veramente che tutti possiate trovare qualcosa che vi piace. Il primo è un libro molto particolare che in realtà ne contiene tanti, quindi sicuramente sarà molto ambito, ed è Le magnifiche sette signore della letteratura inglese, in questa versione mammut della Newton Compton, che appunto comprende diversi libri, ovvero Orgoglio e Pregiudizio, Frankenstein, Jane Eyre, Cime Tempestose, Agnes Grey, Il Velo Dissolto e Gita al Faro. Quindi, inutile dirvelo, sono dei classici della letteratura inglese, tutti raccolti in questo unico bel volumone, e niente, questo è quanto. Il secondo libro che vi propongo è I diari della famiglia Dracula di Jan Kalogridis. Come vedete, per l'appunto vi ho detto che sono nuovi, ho anche lasciato tutti i prezzi, comunque vabbè, questo è classificato come un gothic fantasy.
ed è ambientato 50 anni prima della storia raccontata da Bram Stoker. Quindi in questo caso appunto si parla della famiglia di Dracula, di una famiglia che è decisa a rompere un patto sancito anni prima e di un pronipote che decide di ribellarsi appunto a Dracula. Vedremo anche Van Helsing, vedremo insomma personaggi nuovi, personaggi più famosi appunto legati al romanzo di Bram Stoker, ma soprattutto il libro è pieno di colpi di scena, di passioni travolgenti, di scene di orrore, insomma un vero thriller, qualcosa che ecco vi può coinvolgere e affascinare, perché comunque Dracula non è mai un argomento concluso, c'è sempre qualcosa da dire. Passiamo adesso ad un libro, un argomento molto più piacevole, La psichiatra di Wolf Dorn. Allora, questo è un giallo, chiaramente, quindi per tutti gli amanti dei gialli. Abbiamo qui appunto una psichiatra protagonista che si ritrova in ospedale ad avere a che fare con una ragazza che è rannicchiata ai piedi del letto, che piange, mugola, è stata seviziata, è stata torturata e violentata e dice che l'uomo nero sta arrivando a prenderla. Il giorno dopo la ragazza scompare dall'ospedale e quindi la psichiatra si trova impaurita allo stesso tempo costretta ad indagare su dove sia finita la ragazza e soprattutto chi sia veramente l'uomo nero. Passiamo adesso ad un altro genere che però potrebbe interessare alcuni di voi, ovvero il fantasy, e vi propongo in questo caso Angeli nell'ombra di Becca Fitzpatrick. In questo caso abbiamo una protagonista, una ragazza che si chiama Nora, la quale è innamorata di un ragazzo che in realtà è un angelo caduto ed è appunto il suo angelo custode. Questo angelo custode però all'improvviso sembra volersi allontanare da lei e avvicinarsi molto alla peggior nemica di questa ragazza. Lei quindi è sconvolta dalla gelosia e dalla rabbia, ma allo stesso tempo le ritorna alla mente l'assassino del padre. Dato che questo angelo prova dei sentimenti che per lei sono assolutamente indecifrabili, comincia a sospettare anche di lui. Quindi in un turbinio di emozioni tra la gelosia, la passione, l'amore e il sospetto, viene a scoprire qualcosa che forse era meglio non sapesse e soprattutto scopre di essere in un grave pericolo. Questo è quanto posso dirvi leggendo la trama. Sicuramente per gli amanti del genere si può rivelare, è veramente un bel libro. Passiamo adesso ad un altro libro, in realtà ne sto pescando a casaccio dalla borsa, quindi vi riprendete così un po' mescolati. Comunque Pastorale americana di Philip Roth. Molti di voi conosceranno questo autore perché è famosissimo, conosceranno il libro perché è famosissimo e ne è stato anche tratto un film. Comunque la storia parla di questo svedese che all'apparenza è appunto l'incarnazione del sogno americano, un uomo che è sempre stato, fin da ragazzo, è sempre stato invidiato e quasi idolatrato da tutti. In realtà, analizzando più a fondo la vita effettiva di quest'uomo, si scopre che il sogno americano è soltanto appunto apparenza, anzi ci si rende conto che è proprio ciò che vogliamo, che vuole mostrare l'America, così come vogliono mostrare i suoi cittadini come lo svedese, ma in realtà dietro a questa facciata si cela tanta ipocrisia. È praticamente quello che diventerà un classico della letteratura americana, quindi sicuramente qualcuno di voi vorrà portarselo a casa. Adesso un libro per tutti gli appassionati di Trono di Spade, ovvero una raccolta di racconti di George R. R. Martin, I Canti del Sogno in questo caso. Allora, questo è il primo volume di una serie di libri che raccoglie appunto dei racconti del signor Martin, e in questo caso viene un po' raccontato questo autore dai suoi esordi, quindi da come e quando è nata la sua passione per il fantasy, da quando è nata la sua passione per la scrittura in generale, come lavora la sua fantasia e così via. Quindi ci sono 7 racconti qui che vanno dagli anni 60 agli anni 80, se non erro, e che spaziano in vari generi. Dice addirittura nella trama che qui vediamo veramente il vero talento di uno scrittore che non si focalizza soltanto su un genere, ma che appunto sa spaziare, perché appunto non è un bravo scrittore di genere, ma un bravo scrittore e basta. Adesso una bella storia di avventura che forse qualcuno di voi potrà piacere leggere. Abbiamo Infinity Drake di John McNally, Operazione Scarlatti. Allora, in questo caso abbiamo un ragazzo di 12 anni che è il protagonista di questa avventura. Lui improvvisamente durante una gita
con un parente, lo zio, non mi ricordo, comunque viene catturato e viene portato in una base segreta dove sono, insomma, rientrati i più grandi militari. Praticamente si viene a scoprire, appunto, che è stato liberato questo insetto. È un insetto killer che non farà sopravvivere il genere umano. Lo zio del ragazzo sarà colui che dovrà cercare di trovare un modo, dato che è uno scienziato, trovare un modo per, diciamo, rimpicciolire questi militari per poter combattere questo insetto. Per errore anche il ragazzo protagonista verrà miniaturizzato e diventerà alto soltanto 9 mm, quindi molto più piccolo dell'insetto killer. Ecco quindi che inizia una grandissima avventura. Sembra un po' alla Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, quindi se vi è piaciuto quel film sicuramente vi piacerà anche questo libro. Ed è appunto una storia d'avventura, magari più per ragazzi, per più giovani, però ci sono sicuramente... ci sarà sicuramente tanta avventura, tanta suspense e la voglia di arrivare in fretta all'ultima pagina. Passiamo adesso ad un altro tipo totalmente di libro, ovvero Anatomia della ragazza zoo di Anatomia della ragazza zoo. Allora, questo è ambientato tra gli anni 70 e gli anni 80, tra il sud Italia e Roma, ed affronta, è tipo un romanzo di formazione di questa ragazza, questa protagonista, che vive in una famiglia all'apparenza normale, un po' stretta, diciamo, nelle regole della famiglia borghese. Che cosa succede? Succede che questa ragazza è l'unica in grado di ribellarsi al padre violento e poi a fuggire appunto da questa vita borghese. Lei si rintanerà in un covo segreto, un posto che soltanto dove lei riesce a sentirsi al sicuro, ecco, e dove lei produrrà delle opere totalmente visionarie, utilizzando varie parti del suo corpo, insomma un artista. Quindi una ragazza che diventerà completamente invisibile nella società, perché se non sei qualcuno non sei nessuno, se non sei nessuno non ti vediamo, ecco. Però alla fine lei sarà l'unica effettivamente libera. Lo so che non è una trama facile da spiegare, in realtà è proprio anche difficile da capire leggendo, però in ogni caso qui si parla di una generazione, di un periodo particolare della storia italiana, ovvero gli anni 70 e gli anni 80, quindi diciamo viene affrontato sia dal punto di vista di ciò che succede in Italia, ma anche ciò che succede nel mondo, ed è un romanzo, come ho detto, di formazione, ma anche di deformazione di questa protagonista che diventerà per l'appunto la ragazza zoo. Il penultimo libro che vi faccio vedere è Non ti muovere di Margaret Mazzantini, quindi un grande classico della letteratura italiana praticamente. In questo caso molti di voi magari la conosceranno la trama, comunque io per esempio non l'ho letto. Si parla di una ragazza di 15 anni che ha un incidente in motorino ed entra in coma. E questo è il racconto che fa il babbo, il padre insomma, davanti al corpo di questa ragazza perfettamente immobile, e quindi a un aprire il proprio cuore, rivelando segreti inconfessabili, rivelando per l'appunto un'apparenza diversa da ciò che si nasconde dentro, rivelando delle sofferenze, rivelando i problemi che si celano dietro l'apparenza di una famiglia perfetta e normale. Ma soprattutto rivela alla figlia un segreto molto doloroso, cercando in qualche modo con le sue parole di combattere il coma, quindi di far vincere la vita contro la morte. Questo è stato chiaramente un caso letterario e veramente, se non l'avete letto, probabilmente vi consiglierei di scegliere questo, perché Margaret Mazzantini ha una scrittura veramente particolare e molto bella. Infine, l'ultimo libro è un po' un jolly, quindi non so quanti di voi potrebbe interessare, comunque è Harry Potter and the Deathly Hallows, quindi Harry Potter e Doni della Morte in inglese. Non è il mio, perché se avete visto il mio bookshelf tour io ce l'ho e non lo venderei mai, e non mi spiego come mai ne avessi comprato un altro per il negozio. Fatto sta comunque che mi è rimasto lì, perché in pochi dove vivo io leggono in inglese. E magari a qualcuno di voi potrebbe interessare avere questo volume in lingua originale, soprattutto, insomma, in questo caso che lo avrete gratis. Niente, quindi ovviamente non vi sto a raccontare nulla, in ogni caso chiaramente credo lo acquisterà chi conosce già la storia, ovviamente. E se magari vi piacciono anche edizioni diverse di questo classico, per l'appunto, che è Harry Potter. E niente, questo è quanto, basta, non c'è da dire altro su
Harry Potter, basta solo il nome. Bene ragazzi, non so se la vedete, la pila di libri è qua dietro. Io quindi vi invito di nuovo a partecipare al giveaway. Volevo anche dirvi che il modo in cui sceglierò il vincitore sarà ovviamente casuale, nel senso che io darò un numero ad ognuno di voi, cioè darò, sarete semplicemente in fila in base a come vi siete, avete commentato, quindi il primo sarà il numero uno e così via, e poi io con il programma che si trova su internet di scelta random sceglierò appunto i 10 vincitori. Avrete tempo fino alla prossima settimana, cioè avrete tempo una settimana da oggi per commentare la foto con i libri che vorreste ricevere. E quindi niente, io chiaramente sotto la foto di Instagram metterò tutte le regole, la data specifica e tutto, quindi troverete tutto lì. E spero che partecipiate in tanti, perché ho veramente piacere di regalarvi tutti questi libri, li spedirò gratuitamente ovviamente. Niente, allora buona fortuna e bocca al lupo a tutti, ciao!